Ciao a tutti, sono Paolo e faccio il pittore. Nel video di oggi vado a rispondere al commento di Ivano in cui mi chiede di parlare della tecnica di pittura ad olio grasso su magro. Quindi se avete richieste, domande, lasciatemi un commento qui sotto, magari vi risponderò nei commenti o farò un video a parte. E adesso che sono un po' più libero, farò tutti i video che avevo promesso. Piano piano. Che cosa vuol dire dipingere grasso su magro nella pittura ad olio? È praticamente l'applicazione dei colori sul supporto dove lo strato successivo è più grasso di quello precedente. Ma adesso entriamo nel dettaglio. Questa tecnica non può essere fatta con tutti i tipi di medium, per questo vi invito ad andare a vedere il video che è uscito qualche settimana fa sui medium a confronto, anche perché nel video di oggi vi farò l'esempio dell'olio più la trementina. Perché utilizziamo la trementina e l'olio? E il confronto potrebbe essere anche con trementina e liquid magari. Sicuramente c'è qualcuno di voi che lavorerà in questa maniera, quindi vi chiedo magari di condividere la vostra ricetta nei commenti. Prima di arrivare al perché si usa questa tecnica, vi spiego come funziona. Se questa tecnica viene rispettata in ogni sessione di pittura, è tra le più stabili perché permette la creazione di strati che si appoggiano praticamente su quello precedente. Utilizzando la trementina e l'olio, andiamo a utilizzare un materiale che tende a sciogliere le molecole dell'olio. E in qualche modo l'olio nei colori a rafforzare e a rendere più grasso. Per questo il primo strato nella nostra pittura, magari stiamo facendo l'underpainting o la base con la terra di Siena, che se la realizziamo soltanto con la trementina. Quindi il colore ad olio è la trementina. Una volta che sarà asciugata, decideremo di fare 5 sessioni di pittura. A meno che voi non sappiate quante sessioni ci impiegate per un dipinto, aumentate gradualmente, che so, su una base di 5-10 sessioni. E quindi se il primo strato era soltanto di trementina, nella prossima sessione su 4 quinti di trementina aggiungeremo un quinto di olio, quindi una parte di olio e 4 di trementina, e così via. Nella sessione successiva 3 strati di trementina e 2 di olio, fino ad arrivare praticamente ad abbandonare la trementina e gli ultimi tocchi finali, nel caso di un ritratto, la punta bianca sulla pupilla, nell'occhio della luce o il riflesso sul naso, quei dettagli là fatti soltanto con olio. È bene quindi conoscere il modo in cui dipingiamo, quante sessioni ci mettiamo, quanto tempo impiegheremo, anche perché bisogna essere omogenei su tutta la superficie. Dipingere grasso su magro vuol dire comunque lavorare sempre nel generale, cioè non lavorare soltanto nel caso di un ritratto, oggi sul volto, facciamo asciugare, domani ritorno sullo sfondo, perché così si creano delle alterazioni, non è omogenea la stesura dell'olio. Quindi lavoriamo sul volto e sullo sfondo. Magari impieghiamo più tempo su una cosa, però creiamo sempre una stratificazione. E fatemi sapere se vi piacerebbe vedere una dimostrazione su come dipingere grasso su magro. Non è praticamente il mio modo di dipingere, però ho realizzato anche diversi lavori su questo e mi sono trovato molto bene. Quindi se rispettiamo tutte le proporzioni, abbiamo aumentato gradualmente tutto quanto, il dipinto durerà molto in termini di stabilità. Proprio perché, come vi ho già detto e capito in alcuni video, quando noi utilizziamo dei solventi o dei diluenti, anche la trementina, che nonostante sia composta da resine, è vero che quella che noi compriamo in ferramenta non è che sia delle più pure, però se andassimo a comprare l'essenza di trementina, quella buona, addirittura in passato veniva utilizzata per curare mal di gola, per purificare l'ambiente, perché effettivamente è una resina, è un estratto di resina. Addirittura qualcuno utilizza la trementina per pulire i pennelli, perché comunque ha un potere che riesce comunque a rendere solubile le molecole dell'olio. Chiedo perdono a tutti i chimici che mi stanno ascoltando magari in questo momento, non so se praticamente è questa la reazione che avviene, però effettivamente la trementina riesce a sciogliere l'olio, il colore ad olio. E quindi nel momento in cui noi utilizziamo uno strato più grasso sopra, è come se funziona da plastificante, no? Aiutasse lo strato precedente a renderlo più stabile, a fermarlo. E così via, l'aggiunta di più strati grassi crea un supporto, aiuta a mantenere saldo tutti gli strati assieme. Quindi dal più magro al più grasso. E anche in termini di stabilità, se lo strato, l'ultimo, il primo,
incominciano a grattarsi, a spaccarsi, perché è da lì che inizia, gli ultimi che aiuteranno pian piano ad ammortizzare il dipinto. E quindi teoricamente dipingere grasso su magro vuol dire questo: fare in modo che ogni strato successivo sia più grasso rispetto a quello precedente. E ogni sessione di pittura andremo a lavorare su tutto, su tutta la superficie pittorica. Spero che si veda, questo è un dipinto che ho realizzato grasso su magro, e l'inesperienza mi ha portato a fare questo errore. Avendo lavorato più su questa superficie, praticamente si sente proprio un gradino tra magari quest'osso e lo sfondo, quindi c'è proprio uno spazio, perché io magari stendevo il medium, la superficie, però non andavo a lavorarci. E qui si può anche capire i punti dove ho utilizzato più trementina anziché olio, tipo qui già si è crettato un po' il dipinto, e parliamo un dipinto di 5 anni fa praticamente. Quindi è una tecnica ottima, stabile, però bisogna saperla utilizzare. E quindi fatemi sapere se vi piacerebbe vedere un video in cui vado proprio a realizzare un dipinto utilizzando questa tecnica. Ci metteremo un bel po' per farlo, però potrebbe uscire un video molto interessante. Ti ringrazio se hai visto tutto il video, ti chiedo di lasciare un mi piace se questo video è stato utile, un commento per condividere la tua opinione, qual è la tua tecnica preferita, se dipingi grasso su magro, qual è la ricetta del tuo medium, faccelo sapere qui nei commenti. E se sei nuovo ti chiedo di iscriverti al canale per allargare questa compagnia d'arte che stiamo costruendo qui su YouTube. Grazie se hai visto tutto il video, arrivederci.